Bagagli sono pronti, ora giro alla scritta Brashov, giretto in centro, Chiesa Nera e poi diretti a Börlalt. Ora scendiamo. L'89, da quando c'è stata la caduta del comunismo, questa è stata una guerra. Guardate questa casa. Stiamo andando alla funicolare che ci porterà sulle colline di Brashov, dove c'è la scritta Brashov e si può ammirare tutta la città dall'alto. Queste dallo stadio sono, penso, le vecchie mura che circonda la città, e ci sono due torri, una là e una là, che servivano per la difesa del paese. Costeggiando le mura ci siamo quasi, Cartano dice 700 metri, e guardate, qual è la Chiesa Nera. Siamo arrivati finalmente alla funicolare. Beh, quindi qui gli orsi erano di casa, quindi qua. Sì, praticamente prima non davano da mangiare agli orsi e loro, per cercare il cibo, scendevano in città per avanarne i patumi, dove intanto trovavano qualcuno che dormiva su una panchina e lo mangiavano. Pensa a te. E beh. Vi ricordate le case che abbiamo visto sotto il castello di Dracula? Erano tipo queste. Qua sulla montagna di Brashov, ora ci dirigiamo nella classica scritta che si vede dalla montagna. Qua abbiamo la scritta Brashov. La città, si può vedere lo stadio, i due cimiteri, quello grande e quello piccolo, si può vedere la Chiesa Nera. Ora scendiamo, andiamo giù per la funicolare e poi andremo a visitare un po' la città. Saliamo in macchina e andiamo verso la città di Börlalt. Oh, ah, siamo scesi, sempre le vecchie mura, e ora rientriamo in centro. Lightning strikes in the same place. Not once, but twice and thrice. Big trees come crashing down. Giants cut aside. 200 years waiting. Penso che sia la chiesa cristiana più grande della Romania e rimane una delle più grandi attrazioni turistiche della città di Brashov. Viene chiamata Chiesa Nera nel 1686, dopo che un gravoso incendio distrusse gran parte della città e diede questa sembianza nera a questa chiesa. Comunque, da quello che diceva la guida, che quando c'è stato questo incendio era rimasto solo i muri esterni, tutto il resto è andato distrutto.
sembra un bimbo che si vuole buttare. Secondo la leggenda, questa statua rappresenta la figura di un apprendista molto abile, stato ucciso, buttandolo giù per invidia del suo capomastro.